Siamo sempre nel grande salone adiacente a Palazzo Chiericati, il salone che accoglie questi lunettoni celebrativi. Dopo quello di Jacopo da Ponte, rinascimentale, oggi vediamo quelli barocchi, fatti alla metà del 1600. Sono di due grandi artisti di quel periodo, che sono Giulio Carpioni e Francesco Maffei, e che esprimono proprio questa teatralità, questo gusto per la scenografia e questo amore per le allegorie, che sono cose tipiche di quel periodo. Il Maffei nasce nel 1605, il Carpioni nasce nel 1613. Sono quindi due artisti vicini nel tempo e che operano nella stessa terra. Hanno però un modo molto diverso di esprimere la loro grande capacità pittorica. Il Maffei, in questi lunettoni celebrativi, trova un tema che a lui è particolarmente congeniale. Qui siamo con il lunettone del Maffei del 1649, che è la glorificazione del podestà Girolamo Priuli, che viene rappresentato con il figlio, pure lui Girolamo, allegorie, la Vergine con il bambino e santi. Se voi lo guardate con attenzione, vedete il ritratto dell'amministratore, quello di suo figlio, vedete che alla sua destra ci sono delle figure allegoriche femminili, una regge un agnello e una regge un cuore, che sono gli attributi tipici della mansuetudine e della fedeltà, due virtù proprie di Girolamo Priuli. Sono presenti anche i santi San Girolamo e San Marco ed entrambi sono rappresentati con il leone, che è uno dei loro simboli. I leoni sono visti da prospettive differenti. Dalle nuvole su cui poggiano le zampe parte un arco a proteggere la città di Vicenza, che è immediatamente riconoscibile nel suo profilo con l'alta torre di piazza, che ancora oggi è l'edificio più alto della città. L'impostazione è dinamica, c'è grande movimento delle vesti, i colori sono iridescenti e il contorno delle figure quasi manca. Queste sono delle caratteristiche tipiche della pittura di Francesco Maffei. Proprio di fronte al lunettone che abbiamo appena visto di Francesco Maffei c'è quello di Giulio Carpioni del 1648 e qui abbiamo Girolamo Bragadin rappresentato con allegorie e la personificazione della città di Vicenza. Il Bragadin regge un ramo d'ulivo e la pace gliene porge un altro, così come fa il leone, che poggia invece un'altra zampa sopra una spada. Dalla parte opposta sta la personificazione della città di Vicenza, che con la sua posa solenne avanza e pare dividere in due parti con la sua lunga lancia il dipinto, il bene dal male. Dietro la figura di Vicenza, che è riconoscibile anche per lo scudo con lo stemma della città, abbiamo questa figura che tenta di colpirla alle spalle. Le allegorie a fianco del Bragadin sono la pace, la concordia e la prudenza. La prudenza è rappresentata con i suoi attributi principali, come il fatto di avere due volti, perché prima di agire bisogna conoscere il passato e guardare in più direzioni. Ha anche uno specchio, perché sempre prima di agire bisogna riflettere, conoscere i propri difetti e cercare di correggerli. Nel Carpioni, al contrario del Maffei, il contorno delle figure è più delineato, i colori sono stesi in maniera più uniforme e c'è una bella contrapposizione tra le luci e le ombre.